Si è fermato tutto a causa del Covid, ma non certo la tecnologia, anzi l'impegno è focalizzato proprio alla lotta al virus attraverso nuove scoperte. Protagonista un giovane ingegnere di Brescia, Flavio Faustini, e un imprenditore, Andrea Stefanini, che hanno inventato un armadio in grado di sanificare i camici di medici e infermieri in soli 15 secondi, ma è in grado di sanificare anche l'aria di spazi di centinaia di metri cubi e con tanto di certificazione. L'armadio è già funzionante nel centro vaccinazioni della Protezione Civile di Sarezzo, nel Bresciano. A produrlo è la startup Hero Mechatronics, con sede a Travigliato, fondata nel 2018 dai due giovani protagonisti. Noi abbiamo sentito l'ingegnere Faustini per capirne di più e come è nato il progetto. Allora, l'idea nasce praticamente non appena la pandemia è partita, quindi parliamo di marzo del 2020, e io e il mio socio stavamo esplorando diversi campi di applicazione. Abbiamo pensato alle ambulanze, alle automobili, e la richiesta maggiore che ci è venuta era in realtà quella di ospedali e centri di riposo. Per cui, qual è la cosa che di più serve in un ambiente del genere? Serve che l'ambiente sia sano, che quando una persona lascia una stanza e rientra, questa stanza sia sanificata. E un altro problema che ci veniva esposto direttamente dagli ospedali era il numero di camici che veniva usato e buttato ogni giorno. Per cui, un camice che costa 15 euro, che può sembrare poco, se lo moltiplichiamo per un personale di 100 infermieri, 100 per 15 sono 1500 euro, per cui ogni giorno venivano buttati via 1500 euro di materiale per il solo motivo della contaminazione, altrimenti funzionalmente e tecnicamente era ancora uno strumento utilizzabile. Ingegnere, in quanto tempo è stato poi realizzato l'intero progetto? Abbiamo impiegato molto tempo perché i centri di ricerca erano chiusi, per cui le certificazioni erano a rilento. Le aziende con le quali dovevamo collaborare hanno avuto problemi, tra cui anche problemi al personale, che purtroppo, come è successo a tutte le aziende, hanno avuto dei contagiati. Anche l'inserimento nel mercato non è stato facile perché con tutti i prodotti che ci sono, che possono suscitare dubbi sul loro funzionamento, sulla loro utilità, anche il nostro è stato messo al muro e misurato, è efficace, non è efficace, eccetera, eccetera. Poi abbiamo chiesto anche quali sono i vantaggi di sanificare con questo sistema e qual è il costo. Il vantaggio lo si vede nel momento in cui l'ambiente nel quale viene installato il nostro armadio è affollato, per cui il ricambio dell'aria è continuo e di grossi volumi. Abbiamo visto, ci sono sul mercato oggetti piccoli, possono andare bene per una piccola stanza, al massimo un'aula. Però un centro vaccini spesso viene installato o in una palestra o in altri ambienti molto grandi, sempre per mantenere distanze e avere più aria. Per cui il vantaggio è il grosso volume di aria, la semplicità dell'operazione e questa è la nostra azienda, la semplicità di operazione con un semplice touchscreen. E questo purtroppo non sono al laboratorio, però questo è l'armadio. E 15 secondi per sanificare un camice. Si apre la porticina, si appende con l'appendiabiti, si chiude, si avvia. 15 secondi dopo abbiamo una sanificazione al 99,9% e a 30 secondi abbiamo invece 99,99%. Il prezzo può sembrare alto, si parla di 400
4.000-5.000 euro a seconda se l'ordine è grande, però offriamo un'assistenza, una grandissima assistenza e customizzazione, e ci sono prodotti che per esempio sanificano solo l'aria e partono da 8-10 mila euro, per cui anche a livello morale ci siamo sentiti di non avere un grosso margine, abbiamo contenuto il prezzo più possibile. E tutto Lorenzo Applauso per Casertasera.it.